Davide Di Pasquale qualche minuto fa qui ha detto ci vergogniamo. Da capitano cosa ti senti di dire? C'ha ragione, anche ci vergogniamo tutti perché non, il Pescara non merita questo. Non so trovare una spiegazione logica perché alla prima azione prendiamo un gol fotocopia dell'ultima partita. Poi ci succedono anche degli eventi particolari e il rigore secondo me non c'era, me lo saprete dire meglio voi, non lo so. E poi a livello mentale ci sciogliamo come neve e questo non deve succedere perché siamo dei professionisti e questo non deve mai succedere. Invece sembra che al primo evento negativo ci buttiamo giù e questo è brutto per noi, è brutto per chi guarda, è brutto per la proprietà, è brutto per tutti. Quindi dobbiamo ricompattarci e l'unica soluzione che trovo è questa perché non ci sono spiegazioni logiche a quello che sta succedendo. Io parto proprio dalla tua carriera, Riccardo, con la fascia di capitano al braccio in Serie B, tantissime partite. Eri il giocatore con più grinta, più determinante in tante squadre, l'Ascoli mi viene da pensare. Ora invece la squadra sembra non avere un leader, manca da Riccardo Brosco all'ultimo, al giocatore più giovane, come hai detto tu, un piccolo episodio negativo, squadra che si scioglie. E a questo vanno aggiunti degli errori, barra orrori tecnici gravissimi. Riccardo, perché? Quando cambiano gli interpreti, ma succede sempre la stessa cosa, vuol dire che è un fattore mentale. Io, come hai detto te, ne ho viste tante, ma sinceramente questo che sta succedendo adesso a me non era mai successo, perché mi è capitato di perdere 7-1 con il Lecce in carriera, però poi le partite successive c'è stata subito una reazione da parte di tutta la squadra. E invece non so quante trasferte che noi prendiamo, 4, 3, 5 gol, è una cosa che ci vergogna, io sinceramente mi vergogno. E vorrei trovare una soluzione, se avessi una medicina lo farei, se mi dovessi buttare da qualche parte mi butterei, ma in questo momento non trovo una soluzione. Se voi ci avete, non lo so, qualcosa da dire. Ti provo a dire una cosa, Riccardo, perché è chiaro che non essendoci più il mercato, quindi non essendo più possibile aggiungere o mandare via alcuni giocatori, l'unica soluzione per provare a dare una sterzata il cambio dell'allenatore, si respira l'aria delle dimissioni di Bucaro, ma andranno confermate visto che non si è presentato né il direttore né il tecnico qui in sala stampa. Hai l'esperienza per poterti prendere la responsabilità, potrebbe essere una soluzione un allenatore nuovo? Ma queste cose aspettano la società. Io come capitano devo cercare di raccogliere tutto il gruppo e comunque mister, se questo è l'atteggiamento mentale non andiamo da nessuna parte. È meglio, cioè, in queste condizioni non so cosa andiamo a fare ai playoff. Quindi dobbiamo ricompattarci, dobbiamo con chiunque mister, con Bucaro o con chiunque altro, dobbiamo dare una svolta a livello mentale perché sennò è inutile, può venire anche Guardiola. Massimo Profeta da studio per Riccardo Brosco, che è stato molto diretto. Sì, io faccio una domanda, poi cedo anche la parola a Paolo Toro se possibile, perché io vorrei tornare invece sulle questioni tattiche o tecniche. Riccardo, per carità, il tuo affermare è stato rispettabilissimo, però secondo me questa squadra è sempre lunga e larga in fase di non possesso. Io continuo a battere su questo tasto, è sin troppo semplice segnare contro il Pescara, ma è una cosa che si ripete ormai dall'inizio della stagione, non nelle ultime 4-5 partite. Sì, è una costante perché mandiamo gli attaccanti in pressing forte e andiamo in pressing con i centrocampisti e ci giocano sempre sotto sulla tre quarti, ci sono sempre dei buchi grandi. Poi se si esce forte ci bucano le spalle, se attendiamo ci puntano, quindi niente. Oggi abbiamo preparato la partita con i quinti alti e delle volte abbiamo perso delle palle che ci possono stare, abbiamo preso come quasi tutte le partite delle infilate incredibili che secondo me dovremmo evitare, facendo meglio le preventive sicuramente da dietro, ma secondo me ci vuole anche una compattezza di squadra che sta mancando. Grazie a capitano Riccardo Brosco, anche lui per averci messo Paolo Toro. Ok, velocissimo. Paolo, grazie a Paolo. Velocissimi. Sì, è d'accordo sulla questione, diciamo, del deficit mentale, ma questi
gol presi tra virgolette in fotocopia che riguardano le disattenzioni proprio dell'ultima linea, no? Quella fatta da giocatori più esperti come lei e come gli altri. Cioè, com'è possibile che si possano, voglio dire, ripetere? C'è una preparazione, non so, più specifica, più dettagliata su queste cose per evitare queste situazioni che poi insomma sono anche imbarazzanti, diciamolo pure, insomma. Sì, sono imbarazzanti, nel senso che quando prendi gli stessi gol ripetuti è normale che ci devi lavorare, devi cercare migliorare le marcature, migliorare le preventive e sicuramente guardando anche le altre squadre, quelle più forti, bisogna anche venire con i centrocampisti e tutta la squadra a riempire l'area, perché nelle seconde palle secondo me ne perdiamo tante.